Ciao, sono Paolo e questo è il mio pastificio. In questo pastificio io ci sono cresciuto. Pensate che da piccolo andavo a fare i compiti nel sopparto del piccolo negozio che i miei genitori, Michele e Ornella, avevano acquistato nel 2002 e aperto. In questo pastificio ho sempre imparato e visto forme e colori molto particolari. Insieme a loro imparavo tecniche di pasta ripiena, e tra queste tante cose ho visto inventare i galletti di Gallarate. Nel 2008, infatti, questi particolarissimi ravioli sono stati inventati dal mio papà, il quale era stufo di vedere dolci di città vicine che venivano sponsorizzati, ma non esisteva un primo piatto, un qualcosa di davvero così particolare. Infatti si è messo lui a inventarli. In questo pastificio cerchiamo di portare avanti la nostra tradizione, quella di italianità, in cui le uova e la farina si incontrano per creare qualcosa di tradizionale ma anche abbastanza particolare. Un'altra importante particolarità del nostro negozio è che se un cliente viene per due volte di fila non troverà mai lo stesso raviolo. Noi cambiamo tutti i giorni i nostri ripieni perché, come si faceva una volta, andiamo a fare la spesa e scegliamo l'ingrediente che più ci piace, quell'ingrediente che sia fresco e di stagione. Un esempio può essere nel fare il pesto. Noi scegliamo solo il basilico, addirittura lo assaggiamo, per fare in modo che sia digeribile e quindi che soddisfi i nostri clienti al 100%. Un'altra nota importante è sulla scelta della farina e sull'utilizzo di uova esclusivamente fresche, poiché il processo di pastorizzazione lo facciamo in un secondo momento. Un'altra cosa importante per noi e particolare dei nostri ravioli è il loro colore. Infatti noi utilizziamo colori come la barbabietola, lo zafferano, gli spinaci, il cacao. E giocando come dei piccoli chimici riusciamo a trovare queste tonalità molto particolari che rendono i nostri ravioli e la nostra pasta unica. Il nostro prodotto di punta sono i galletti di Gallarate, che sono un raviolo a forma di cresta di gallo, da una parte bianco e dall'altra rosso, proprio a richiamare lo stemma della città. Un altro richiamo forte è quello che riguarda la storia culinaria della città, col vecchio risotto all'organica e zafferano, tipico delle cene gallaratesi. Non potendo mettere il riso all'interno del ripieno, abbiamo preferito utilizzare le patate come le gambe. Questo perché nel 2008 mio papà decise di inventare questi ravioli e di donare qualcosa di particolare alla città, di diverso dagli storici amaretti. Questi nuovi ravioli lo hanno portato ad ottenere la benemerenza cittadina come riconoscimento per la sua invenzione molto particolare. Questi ravioli si adattano molto bene ad un sugo tradizionale di pure salvia o altrimenti con un bel sughettino d'arrosto, con una spolverata di parmigiano e serviti come piatto caldo della domenica. Nei nostri progetti futuri, sicuramente a breve termine c'è quello di aprire il nostro e-commerce www.gallarate.com, dove cercheremo di vendere e portare in tutta Italia i nostri prodotti, dal più tradizionale Bulgiones ai palsotti di magro, a quelli più particolari come il piede di pizza o l'americano, fino ai nostri galletti di Gallarate, oltre alla pasta fresca come spaghetti, bigoli e ai nostri sughi per condire questa pasta. Per quel che riguarda progetti futuri, più lontani, chissà, domani apriremo in un altro posto, in un'altra città più grande di questa, in un altro paese, questo non si può sapere, ma non ci poniamo niente.